Sai, l'ho vissuto, l'ho respirato, sono diventato quel personaggio. Ho passato l'intero anno nei panni di Detective Pikachu. Portare Detective Pikachu sul grande schermo è un privilegio che non prendo alla leggera. Spendo ogni secondo della mia energia a rendere questo personaggio animato in grado di essere all'altezza degli standard che i fan più esigenti si aspettano. Ora, come molti di voi sanno, io svanisco nei miei ruoli. Ti racconto un aneddoto divertente. Stavo andando a prendere le mie figlie a scuola quando ho saputo di aver avuto il ruolo. Beh, non sono andato a scuola, perché Detective Pikachu non sa chi sono quelle due ragazzine. Chi le conosce? Sono le nostre figlie. Le ha lasciate lì. Pikachu non ha una moglie. No. È un piccolo cosetto giallo. Vive a Rime City, in un cespuglio di rovi o qualcosa del genere. Mi sono immerso completamente nel mondo dei Pokémon. Ho letto su di loro, ho vissuto nel suo stile. Ho persino cercato di perdere 82 kg per raggiungere il suo peso, fino a quando i medici sono intervenuti. Cioè, non ha nemmeno cambiato la sua voce. Suona esattamente come lui. Il punto è che le mie figlie potrebbero non rivedere mai più il loro papà. Ma ci puoi scommettere, diamine, che quando andranno a guardare il grande schermo quest'estate vedranno il Detective Pikachu. Non ci andiamo. Pika pika. Sono io.